Può un oggetto antico raccontare una storia, o meglio, la storia? La risposta è certamente sì ad entrambe le domande ed è infatti un espediente narrativo, per così dire, utilizzato moltissimo per divulgare la storia oppure per scrivere romanzi storici. Nella maggior parte dei casi vi sono degli oggetti che sono molto più adatti a raccontare una storia, la storia di una persona, piuttosto che la storia e viceversa. Tuttavia, ve ne sono anche altri, decisamente più rari, che permettono di fare entrambe le cose, scoprendo così sia la storia di un individuo e la grande storia della quale esso è stato parte. E questo è per esempio il caso del cenotafio di Marco Celio, un centurione primipilo proveniente da Bologna, morto nella selva di Teutoburgo nel settembre del 9 d.C. Ed è proprio di lui che oggi andremo a parlare, andando a scoprire la sua storia e la storia di cui è stato parte. Ciao a tutti, io sono Mattia Caprioli e bentornati su Tribunus. Prima di cominciare vorrei ringraziarvi tutti quanti per l'immensa pazienza che senz'altro avete dimostrato, perché io avevo annunciato questo video ad agosto 2023, siamo a praticamente fine settembre e il video esce soltanto adesso. Io avevo promesso questo video, che è la nuova versione di uno dei primissimi video del canale, anzi il primo per essere precisi, al raggiungimento dei 1000 iscritti e con somma gratitudine e vi ringrazio di nuovo. Mentre sto registrando questo video siamo arrivati quasi a 4000, quindi vi ringrazio davvero tanto per il sostegno che mi state dando. Ma passiamo adesso finalmente al nostro Marco Celio. Dunque, come dicevamo, l'oggetto di cui parliamo per raccontare la nostra storia e la storia è la stele funeraria del centurione Marco Celio. La stele fu rinvenuta a Xanten, l'antica Castlavetera, in Germania, e attualmente è conservata a Bonn. Nella parte superiore troviamo il ritratto, per così dire, di Marco Celio con i suoi attributi da centurione e soprattutto con le sue innumerevoli decorazioni militari, sulle quali torneremo a breve e scoprirete che sono fondamentali per poter raccontare, o meglio immaginare in questo caso, la storia di Marco Celio. Quando parliamo di attributi da centurione, cosa intendiamo? Naturalmente il vitis, ovvero il bastone, che è veramente tipico del centurione romano. È il suo simbolo insieme alla cresta trasversa, almeno per quanto concerne il primo secolo d.C., perché, piccola parentesi, sappiamo che nel secondo secolo d.C. probabilmente la cresta trasversa va in modo più o meno repentino a sparire, basta guardare la colonna traiana e ve ne renderete conto. Dell'elmo di Marco Celio, che non è presente nella panoplia che viene presentata nella sua stele, potete trovare una ricostruzione realizzata da Resbellica, che tra l'altro ringrazio per la collaborazione anche questa volta per realizzare questo video, e vi segnalo un video che è stato realizzato da Resbellica proprio dedicato solo all'elmo di Marco Celio. Vi lascio naturalmente come sempre il link nella descrizione del video. Tornando a noi, il centurione è affiancato da due busti, che non sono posti lì casualmente, in quanto si tratta, come vedremo più avanti, di due persone reali che devono aver avuto un importante ruolo nella vita di Marco. Per iniziare ad addentrarci nella vita possibile di Marco Celio, ciò che ci interessa di più è tuttavia l'iscrizione riportata sulla stele, l'epigrafe vera e propria. Il testo originale, ovviamente con l'integrazione degli studiosi, riporta così: Marco Caelio, Titi Filio, Lemonia Tribu, Bononia. Primus ordo legionis, duo devichesimae, annorum quinqua ginta trium semissis. Cecidit bello Variano, ossa hic inferre licebit. Publius Caelius, Titi Filius, Lemonia Tribu, frater, fecit. Ovvero, a Marco Celio, figlio di Tito, della tribù Lemonia di Bologna, centurione di primo ordine della 18ª legione, di 53 anni e mezzo, ucciso nella guerra di Varo, sarà lecito porre qui le sue ossa. Il fratello Publio Celio, figlio di Tito, della tribù Lemonia, fece. Specie l'ultimo verso, prima della firma finale di Publio, per così dire, trovo personalmente che sia molto toccante, che ci avvicini almeno un po' all'interiorità di quest'uomo vissuto ormai più di 2000 anni fa e del quale purtroppo non sapremo mai niente più che il nome. E questa frase dell'epigrafe, unita a quella subito precedente, ci inizia a trasportare direttamente nella grande storia, ricollegandosi perfettamente a quanto le fonti raccontano degli eventi del Bellum Varianum, la guerra di Varo, ovvero
la battaglia di Teutoburgo del 9 d.C. Sappiamo infatti che quando Germanico, anni dopo Teutoburgo, nel 15 d.C., e subito dopo aver recuperato la prima delle tre aquile perdute dalle legioni proprio a Teutoburgo, porta i suoi legionari oltre il Reno, sui luoghi dell'agguato di Arminio. Qui, dove i resti dei cadaveri dei soldati romani, degli ausiliari rimasti fedeli e dei civili al seguito della colonna erano stati lasciati a marcire nella foresta, Germanico trova una distesa di ossa. Ci descrive in modo estremamente vivido la scena Tacito. L'esercito fu condotto non lontano dalla selva di Teutoburgo, dove si dicevano insepolti i resti di Varo e delle sue legioni. Avanzavano in quei luoghi mesti alla vista e al ricordo. In mezzo alla pianura biancheggiavano le ossa, sparse o ammucchiate, a seconda della fuga della resistenza opposta. Accanto, frammenti di armi e carcasse di cavalli e teschi confitti sui tronchi degli alberi. Nei boschi vicini, aree barbariche, sulle quali avevano sacrificato i tribuni e i centurioni di grado più alto. Sempre Tacito poi ci informa che, a raccontare nei dettagli a Germanico tutti i momenti salienti dell'agguato, sono i superstiti di quella disfatta, sfuggiti alla battaglia o alla prigionia. Germanico inizia così a far raccogliere le ossa dei caduti con l'intenzione di onorarle in modo adeguato. Tuttavia ormai il tentativo di riconoscere i singoli corpi, o meglio ciò che ne resta, è chiaramente inutile considerato che è sparito qualunque segno di riconoscimento poiché deterioratosi o asportato dai Germani già nel 9 d.C. Nell'impossibilità di riconoscere le ossa dei singoli, queste vengono raccolte dai soldati di Germanico in un grande tumulo, la cui prima zolla di terra è posta dal comandante in persona. Se non sono rimaste insepolte nel bosco, in questo enorme tumulo sono senz'altro finite anche le ossa di Marco Celio. E infatti la sua stele funeraria era un cenotafio, ovvero una tomba vuota. Publio Celio, fratello di Marco, forse uno dei legionari al seguito di Germanico, è andato quasi certamente a cercare i resti di suo fratello nelle foreste della Germania, senza però mai ritrovarli o riconoscerli, o senza che nessuno, comunque, li abbia mai ritrovati per riconsegnarglieli. E Publio ha così deciso di onorare il fratello con un monumento funerario, con la speranza, comunque, che prima o poi i resti mortali di Marco sarebbero stati portati da qualcuno lì, a quello che doveva essere il loro posto. Dal racconto dei superstiti di Teutoburgo a Germanico, che, chissà, Publio, se era lì, potrebbe aver sentito, probabilmente con orrore e dolore, sappiamo anche una possibile morte di Marco Celio. Infatti, come accennato, se non è morto con le armi in pugno è andato incontro a un terribile destino, ovvero quello del sacrificio umano da parte dei Germani, essendo appunto uno dei centurioni di grado più elevato menzionati da Tacito. Come abbiamo accennato, nella stele vediamo anche i ritratti di altri due personaggi, chiamati Marco Celio Privato e Marco Celio Tiamino. Come indica il fatto che entrambi portano lo stesso prenomen e nomen del centurione, questi due uomini erano due liberti, ex schiavi di Marco Celio, e che devono quindi essere rimasti in suo servizio, nonché quindi suoi clientes, come era d'uso nella Roma antica, quindi legati all'antico padrone, anche nei tragici momenti della battaglia di Teutoburgo. Anche i resti di questi due personaggi, che devono aver avuto un rapporto veramente stretto con Marco e con Publio, che li doveva evidentemente conoscere bene, se li ha fatti ritrarre e porre sul cenotafio del fratello, dicevamo, anche i resti di questi due personaggi sono forse finiti nel grande tumulo eretto dai legionari di Germanico, mischiati alle ossa dei legionari e degli altri caduti di Teutoburgo. Già solamente il rango di Marco Celio e la circostanza della sua morte ci hanno dato un quadro della parte finale della sua vita, inquadrata nella grande storia. Un ultimo dato interessante che notiamo su Marco Celio e suo fratello è che nessuno dei due presenta un cognomen di sorta, ovvero la terza parte del nome romano, spesso un vero e proprio soprannome guadagnato per caratteristiche fisiche, caratteriali o per atti compiuti. E questo è in realtà molto particolare e curioso per Marco Celio, considerato che, come vedremo adesso, deve aver avuto una vita veramente molto piena e senza dubbio anche avventurosa. Dunque, se abbiamo visto la fine della vita di Marco Celio, in realtà è possibile anche sapere qualcosa del suo inizio. Infatti dalla stele sappiamo che il centurione è morto a 53 anni e mezzo nel settembre del 9 d.C. Possiamo quindi andare anche a calcolare, fortunatamente, quando Marco Celio è nato. Essendo nato a Bologna,
come il fratello e come tutta la popolazione della città di allora, era stato iscritto alla tribù Lemonia, un procedimento di ufficio che avveniva quando veniva conferita la cittadinanza romana. Le tribù romane, già al III secolo a.C., erano ben 35. Ad origini si trattava di una suddivisione di ambito elettorale, per così dire, della popolazione della città di Roma e legata al suo territorio, però col tempo perde questi aspetti, con l'espandersi delle conquiste della Repubblica e con la sottomissione di varie popolazioni che man mano entravano a far parte della compagine romana. Torniamo al calcolo della nascita. Considerato che il calendario romano, pur leggermente diverso dal nostro, al tempo di Augusto era già diviso in 12 mesi, questo significherebbe che Marco Celio dovrebbe essere nato nella primavera, e chissà, forse più precisamente a marzo, del 44 a.C., il condizionale è d'obbligo in quanto quel mezzo anno che abbiamo nella stella potrebbe essere un'approssimazione. Ora, il marzo del 44 a.C., come è noto, è uno dei mesi più importanti della storia romana e della storia in generale, perché infatti alle idi di marzo, ovvero il 15 del mese del 44 a.C., viene assassinato Giulio Cesare. E se davvero Marco fosse nato a marzo di quell'anno, o chissà, magari lo stesso giorno, ci sarebbe da chiedersi quanto questo avvenimento, come possibile aneddoto, per così dire, possa aver avuto parte della sua vita quotidiana, del suo modo di pensare, chi lo sa. A parte questo possibile dettaglio, sapere che Marco Celio è nato nel 44 a.C. è un dato veramente fondamentale per tentare di ricostruire la sua vita militare. Infatti, anche se a volte mi è capitato di vederlo ricollegato alle ultime guerre civili della Repubblica, infatti Marco Celio è evidente che non possa averle vissute come soldato, poiché era solo un bambino, oppure un giovane ragazzo a seconda del periodo, non ancora in età d'arruolamento. Per esempio, quando infatti la guerra civile tra Ottaviano e Antonio si conclude con la battaglia di Asia del 31 a.C., Marco Celio ha solo 13 anni. E quindi Marco Celio dove e quando svolge la sua importante carriera militare? E possiamo ben dire importante, infatti nella sua stela è indicato come un centurio primus ordo della legione, ma è anche ricoperto di primi militari, uno in particolare, come vedremo, ambitissimo, forse il più prezioso di tutti. Già il fatto che Marco Celio sia diventato un centurione indica che doveva trattarsi di un soldato molto valoroso, poiché, salvo casi di raccomandazione, la propria condotta era l'unico modo per un soldato di ascendere fino al massimo grado raggiungibile da un legionario dell'epoca, ovvero proprio il centurionato. In più Marco è centurio primus ordo, traducibile in modo molto letterale come centurione di primo ordine, e questa dicitura quasi certamente indica il centurione primipilo, ovvero il più alto grado di tutti i centurioni dell'intera legione. È infatti il centurione della prima centuria della prima coorte ed è l'unico centurione a poter essere paragonato a un ufficiale vero e proprio, al contrario degli altri centurioni che in termini moderni forse sarebbero assimilabili a dei sergenti. Inoltre, Marco Celio indossa innumerevoli premi militari, come abbiamo detto più volte, che vengono donati ai soldati e ai centurioni solamente come riconoscimento ufficiale di atti di valore compiuti sul campo di battaglia. Notiamo infatti due torc appese intorno al collo, due armille ai polsi, ben sei falere e soprattutto in testa porta una corona in fronte di quercia. Si tratta della corona civica, uno dei premi più ambiti e preziosi e ottenibile con un vero atto di valore e coraggio. Si poteva infatti ottenere soltanto salvando un altro cittadino romano in battaglia. Quindi, oltre ad essere stato un soldato modello, evidentemente, insomma, Marco Celio è stato letteralmente un eroe di guerra. E dove ha potuto iniziare a mostrare le sue doti Marco Celio? È difficile da dire, non possiamo infatti sapere esattamente quando Marco Celio si sia arruolato, né da quanto stesse durando il suo servizio militare quando è morto a Teutoburgo. Infatti, se supponessimo che al momento della morte stesse svolgendo l'ultimo dei 20 anni di servizio del periodo augusteo, vorrebbe dire che si sarebbe arruolato solo nell'11 a.C., a una tarda età di 33 anni. Una parentesi. Gli anni di servizio di un legionario romano variano parecchio proprio in quegli anni. Infatti, al tempo di Marco Celio sono 20 anni, fino al 5 d.C. sono 16 anni e poco dopo sarà poi aumentato ufficialmente ai famosi 25 anni di servizio. Ora, come dicevamo, se si fosse arruolato a 33 anni nell'11 a.C., dalle fonti sappiamo che questa età è più vicina all'età più tarda accettabile per l'arruolamento, ovvero circa 35 anni, ma non era di certo la norma. E anche se non è impossibile, sembra la cosa meno probabile. Sembra infatti molto più plausibile ipotizzare che Marco si sia arruolato piuttosto
in un anno tra il 26 e il 21 a.C., ovvero rientrando nella media dell'epoca per quanto riguarda l'arruolamento, ovvero tra i 18 e i 23 anni, e che poi abbia proseguito il suo servizio nell'esercito ben dopo i 20 anni. E da altre epigrafi sappiamo come, almeno per i centurioni, poi questa fosse, tra l'altro, se non la norma, almeno un'eventualità molto comune. Unito al fatto che sappiamo aver fatto carriera nei ranghi della 18ª legione, che tra l'altro vi invito a notare come è scritto nelle stele, e non è un errore, molto semplicemente spesso i numeri romani, come noi li consideriamo canonici, all'epoca della Roma antica stessa erano scritti in modo diverso, per esempio il 4 era scritto in realtà con 4 barre verticali, con 4 i. Ecco, unito a questo, unito al fatto che sappiamo della sua carriera nei ranghi della 18ª, è molto probabile che Marco Celio abbia potuto iniziare a mostrare le sue qualità di soldato in una delle campagne più rapide e allo stesso tempo più importanti del regno di Augusto, la campagna contro i Reti e i Vindelici, ovvero la conquista delle Alpi. Durante questa campagna, la 18ª legione era affiancata quasi certamente alla 19ª legione. E all'epoca quest'ultima legione era quasi certamente già comandata da un legato poco più che trentenne, di nome Publio Quintilio Varo, che è esattamente quel Publio Quintilio Varo, colui che guiderà l'esercito romano alla battaglia di Teutoburgo e si toglierà poi la vita quando si renderà conto che tutto è perduto. E senz'altro sarebbe molto suggestivo immaginare, se non un incontro, almeno che Marco Celio possa aver visto ad un certo punto il comandante della legione collega e quello che sarà poi il suo futuro comandante in quella che sarebbe stata poi la sua ultima azione. 18ª e 19ª legione, che nella campagna alpina agiscono sul lato occidentale delle operazioni, già nel 15 a.C. sono trasferite poi in Germania con base a Castravetera, da dove proviene tra l'altro il cenotafio, come abbiamo accennato all'inizio. Qui, al comando di Druso prima e di Tiberio poi, le due legioni partecipano quasi certamente alle campagne di conquista che sono avvenute con Druso tra il 12 e il 9 a.C. e poi alla grande campagna nota come Bellum Immensum del 4 o 6 d.C. sotto Tiberio. In quest'ultima, l'ormai veterano Marco Celio potrebbe aver fatto la conoscenza per la prima volta con colui che sarà di lì a pochi anni l'artefice della sua morte, ovvero Arminio. Anche se non conosciamo naturalmente i dettagli del coinvolgimento di Marco Celio in queste tre guerre, vi è poco dubbio che si sia guadagnato tutte le sue onorificenze militari proprio partecipando almeno a queste tre campagne, perché poi di altre azioni non abbiamo notizia. Proviamo quindi, alla luce di quanto abbiamo visto fino ad adesso, a fare un riassunto della probabile vita di questo centurione che ormai si può dire che abbiamo imparato a conoscere. Marco Celio, fratello di Publio, nasce a Bologna nel marzo del 44 a.C., lo stesso mese dell'assassinio di Cesare. Vive le ultime guerre civili che portano dalla Repubblica all'Impero come un bambino e un ragazzo. In un qualche anno, tra il 26 e il 21 a.C., decide di arruolarsi nell'esercito ed entra a far parte della 18ª legione. Pochi anni dopo partecipa a quella che forse la sua prima vera campagna militare, ovvero la definitiva sottomissione delle Alpi nel 15 a.C. E qui forse inizia a farsi notare sul serio per le sue qualità militari. Già nello stesso anno si trova di stanza in Germania con la sua legione, a Castravetera. 3 anni dopo sarà coinvolto nelle guerre di conquista di Druso tra 12 e 9 a.C., forse anche qui ottenendo molte altre delle sue onorificenze. Ormai un veterano rodato ed esperto, senz'altro già centurione, a quasi 50 anni partecipa anche al Bellum Immensum di Tiberio del 4-6 d.C., ovvero la soppressione di una grande rivolta germanica. Infine, a 53 anni e mezzo, il decoratissimo e veterano centurione primipilo Marco Celio, eroe di guerra, partecipa alla sua ultima impresa, la Clades Variana, ovvero la disfatta di Teutoburgo, trovandovi la morte in battaglia o, forse, catturato, venendo sacrificato agli dei Germani, in quanto centurione di più alto grado della sua ormai distrutta legione. A morire con lui nelle foreste della Germania, i suoi due liberti privato e Tiamino, suoi ex schiavi da lui liberati e quasi certamente al suo servizio da molti anni. Dire di più sul nostro Marco Celio, sfortunatamente, è impossibile, visti i dati a disposizione. Non conosciamo come si sia procurato esattamente i suoi premi, cosa abbia fatto per ascendere nei ranghi della legionaria centurione e da centurione a centurione primipilo.
Ovviamente, questo vale anche per molti altri individui del passato, non possiamo nemmeno conoscere i suoi pensieri, le sue aspirazioni, il suo rapporto col fratello e come venisse considerato da commilitoni sottoposti. Tuttavia, grazie a quella che spero sia stata un'attenta analisi storica, siamo stati almeno in grado di avvicinarci un po' alla storia di un uomo che, suo malgrado, è stato protagonista diretto di uno dei grandi avvenimenti della storia. Bene, il nuovo video di oggi sul centurione Marco Celio, il centurione bolognese, eroe di guerra, morto a Teutoburgo, finisce qui. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui e spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, condividere il video se lo avete trovato interessante. In più vi ricordo sempre che in descrizione vi lascerò dei link per andare ad approfondire con letture, articoli o libri. E vi ricordo anche di seguirci sui nostri canali social di Facebook, di Instagram e sul sito per non perdervi nessun nuovo contenuto di storia romana. Bene. Detto questo, io vi ringrazio di nuovo e alla prossima.